Ci sono anche le grandi inchieste della Procura di Prato al Festival del Lavoro, la 3 giorni organizzata al Mico di Milano dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Oggi il sostituto procuratore Lorenzo Gestri ha parlato delle tematiche del lavoro che per la Procura pratese sono connesse in modo inscindibile all'immigrazione, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all'evasione fiscale. Un tema complesso, quello portato all'attenzione di una platea qualificata che si è misurata con la vastità di un fenomeno in continua evoluzione, che fa di Prato una delle punte più avanzate a livello europeo. L'eco dell'intervento di Gestri, titolare dell'inchiesta sul rogo della confezione Teresa Moda, che il 1° dicembre 2013 ha ucciso 7 operai cinesi, è arrivata ai ministri dell'Interno Matteo Salvini e del Lavoro Luigi Di Maio, che insieme ad altri rappresentanti del governo hanno seguito da vicino l'iniziativa milanese. L'illegalità nel mondo del lavoro è una delle principali problematiche che Prato affronta da anni e che toglie fiato ed energia, tanto il fenomeno è vasto, alla procura guidata da Giuseppe Nicolosi. Il procuratore ha formato un nuovo gruppo di lavoro che integra la specificità del tema lavoro e del tema fasce deboli. Coordinatore del gruppo, di cui fanno parte Lorenzo Boscagli e Egidio Celano, è appunto Lorenzo Gestri. In questo modo, ha spiegato Nicolosi, si ottimizzano le conoscenze, si fanno dialogare le banche dati, si mette a frutto la capacità investigativa che nel tempo è stata costruita in modo settoriale con l'obiettivo di rendere l'azione più incisiva. Non è una città di frontiera Prato, ma è una città che il tema dell'immigrazione lo conosce molto bene. C'è un fenomeno esteso di ingressi illegali che si trasformano in presenze clandestine, spiega il procuratore. Non c'entrano i barconi, ma il risultato non cambia. Il riferimento è ai cinesi che arrivano con il visto turistico, entrano e una volta entrati restano, diventando cittadini invisibili. Niente permesso di soggiorno, nessuna traccia. E lavorano e producono ricchezza e quasi sempre senza rispettare le regole, da quelle della sicurezza a quelle del fisco, un modello a cui cominciano ad ispirarsi anche i pakistani. E c'è un altro fenomeno sul quale la Procura ha più volte messo gli occhi, portando a termine inchieste importanti: il caporalato. L'introduzione del 603 bis nel codice penale mette nelle mani degli investigatori uno strumento in più, consentendo di perseguire non soltanto l'intermediario, ma anche l'utilizzatore finale, vale a dire l'imprenditore che accetta, assume e impiega manodopera sfruttata.